Salve, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Oggi giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Come tradizione, le più alte cariche istituzionali hanno presenziato due distinte cerimonie, avvenute prima al cimitero inglese e la seconda presso le tombe degli illustri siracusani. Una giornata, quella di oggi, in memoria dei cittadini illustri defunti e di omaggio ai militari caduti, iniziata con la deposizione di una corona d'alloro al cimitero inglese in onore ai caduti di tutte le guerre e per lanciare un pensiero a quanti si siano sacrificati tra i militari per difendere la libertà di ogni singolo cittadino. Una commemorazione dei defunti è simbolica, un dato di fatto che il cimitero degli inglesi è soltanto a un centinaio di metri circa dal cimitero comunale. Sì, in questa prima fase, come giusto che sia, andiamo a commemorare i caduti in guerra che hanno difeso l'Italia. Dopodiché passiamo sostanzialmente dall'altra parte a portare l'onorificenza ai nostri defunti e ci sarà anche una messa dall'altra parte proprio in ricordo dei defunti. Una giornata di fatto del ricordo, ma un qualcosa che tutti gli anni ha un grande espressione simbolica da parte dell'amministrazione. Cimitero inglese, una disposizione marziale fino alla fine che racconta forse chiaramente qual è stato il sacrificio di chi in guerra si è speso totalmente per gli altri. Sì, questa terra di Sicilia più di altre ha vissuto quei tragici momenti degli sbarchi degli alleati che sono venuti a sostegno del nostro paese e da cui poi è nato, no? Ecco, l'impegno degli italiani a cercare di ricostruire il nostro Stato. Quindi questo è un momento per ricordare l'importanza di questo sacrificio che è alla base della nostra rinascita, del nostro Stato unitario, del nostro Stato democratico. Però su Facebook sono state postate alcune fotografie per rendere l'idea dello stato di degrado di alcune parti del cimitero di Siracusa, quelle scattate da Giovanni Scala, vicepresidente del Consiglio di circoscrizione Neapolis, fanno notare come il tetto di uno dei colombai è senza intonaco. In realtà sarebbe stato messo in sicurezza semplicemente scrostando la parte di intonaco che altrimenti rischiava di cadere sulla testa delle persone che in questi giorni si recano al cimitero, una foto sulla quale non c'è bisogno di fare alcun commento. Intanto stringono i tempi per il congresso provinciale del Partito Democratico. Martedì è l'ora dei congressi cittadini. Questa mattina un incontro però nel corso del quale il deputato nazionale Pippo Zappulla, da deputato nazionale del PD, ha denunciato la presenza di comitati d'affari e poi torna a parlare delle polemiche intorno ai tesseramenti in provincia. È stata fissata la data dei congressi dei circoli cittadini del capoluogo per la nomina dei delegati al congresso provinciale del Partito Democratico Siracusano. Acradina, Grotta Sante, Pipoli, Tiche, Ortigia, Neapolis e Santa Lucia qui si svolgeranno nel giorno di martedì prossimo dalle 16 alle 21 presso i locali e il santuario della Madonna delle Lacrime. Le operazioni di voto si svolgeranno a partire dalle 18 sino alle 20:30, ma intanto non mancano le polemiche per quanto riguarda i tesseramenti. Sembra aprirsi una nuova crepa all'interno del PD provinciale dentro la quale rischiano di cadere tutte le nuove tessere, le tessere fatte, le tessere da fare, perché poi l'oggetto del contendere è questo. Lei ha criticato poco fa le dichiarazioni di Caffè, ora ci spiegherà anche perché e in quale punto. Il problema non è tecnico, non è neanche di numero, il problema è politico. Noi stiamo tentando di fare il congresso del Partito Democratico che non può esporsi a tentativi di OPA sul partito, a infiltrazioni di gente che non ha niente a che vedere col Partito Democratico né con i valori del centro-sinistra provinciale, regionale e nazionale. Ci sono pezzi interi del centrodestra siracusano, comune per comune, che pensano di impadronirsi di questo partito, pezzi del partito, per magari contribuire a interessi e aspirazioni di natura personale o, come io temo ancora peggio, ci sono vecchi comitati di affari, di pezzi di economia, di imprenditoria e anche di parte della politica che pensano che stanno tentando di entrare dentro il Partito Democratico o per condizionarlo o addirittura per dirigerlo. La partita in gioco è questa. Noi vogliamo che si faccia il congresso del Partito Democratico e votino e partecipino quelli che condividono la cornice di valori, programmi, l'etica, la morale, questo è il tema e su questo tema voglio dire c'è il partito a livello nazionale che ci ha dato indicazioni molto precise. Si dice che non possono votare un numero maggiore del 25% delle tessere già esistenti. Mi pare che sia un ragionamento equilibrato, anche perché
è il frutto, questa delibera della Commissione Nazionale di Garanzia del Partito, del rischio evidente che c'è di inquinamento, di gonfiamento, di alterazione degli equilibri del partito. Allora, ce la smettiamo, alcuni nostri amici, compagni, la smettono di dire e di mistificare la realtà. È venuto il momento, come ho detto poco fa, di gettare la maschera e di dire la verità. Qualcuno pensa di impadronirsi del Partito Democratico facendo alleanza con la parte peggiore della politica e dell'economia di questa provincia. Che sarebbe? È chiaro che stiamo parlando di quelle che oggi si chiamano innovazione renziane, ma mi permetto anche qui di dirlo con molta lealtà: io non credo che c'entri nulla con Renzi e con l'innovazione. La battaglia che si sta facendo è una battaglia tutta provinciale, tutta locale, e il tentativo di nobilitarlo con le questioni nazionali è sbagliato e testimonia la debolezza delle argomentazioni. Dopo, fra qualche settimana, parleremo di Renzi, di Cooper. In questo momento stiamo parlando di Schiavo e di Carmen Castelluccio, due persone dignitosissime, per carità, e dei programmi e dei progetti che ognuno di loro porta in campo. E sempre in tema di PD, il gruppo vicino al Presidente del Consiglio Letta ha presentato questa mattina le nuove adesioni. Superare le divisioni e scegliere la sintesi del confronto piuttosto che quella dello scontro. Prima del congresso provinciale del PD in programma per i prossimi giorni, il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale, Francesco Pappalardo, sottolinea l'importanza della non frammentazione e della coesione. Siamo a qualche giorno al congresso, un congresso comunque è arrivato su una strada lastricata di polemiche. Ci sono state separazioni e lotture interne. Lei però ha detto: adesso spingiamoci fino al congresso unendoci e non separandoci. Ma in realtà è stata sempre la nostra posizione. Alla gente interessa poco quello che accade all'interno del partito, vorrebbe un partito più presente, più vicino, con meno lotte e invece più presenze nel territorio. Il problema di fondo è che queste lotte, per poterle mettere da parte, bisogna capire che sono secondarie. E noi, come gruppo Letta, oggi entriamo a pieno titolo nel territorio con un allargamento che fino a poco tempo fa si riservava solo alla città. Oggi invece, in questa conferenza stampa, presentiamo dei nuovi amici di viaggio. A mio fianco c'è la consigliera di Canicattini Bagni, Loretta Barbagallo. A seguire c'è un dirigente neoletto del Partito Democratico di Rosolini, Carmelo Sarra. A seguire un caro amico, anche lui militante del Partito Democratico, Paolo Puglisi di Palazzo Lacreide. E poi la vera novità è la componente che fa dell'area una globalizzazione, c'è Aziz e David, che sono due componenti importanti, uno della cultura delle comunità islamica presente e pakistana presente nel territorio siracusano. Per cui noi ci candidiamo a pensare di essere un polo d'attrazione fatto prevalentemente con poche cose. Cioè, la gente ha bisogno di lavoro, la gente ha bisogno di esprimere, di sentire il partito vicino a quello che in questo momento manca, un interlocutore privo di vecchi rammarichi, ma invece nuovo, propenso e proiettato verso un incremento di quello che potrebbe essere oggi lo sviluppo. Tutto questo supera il momento comunque di scossa riguardo ai tesseramenti? I tesseramenti, io lo sostengo, ho sempre detto, è un vecchio modello di fare politica, è necessario, però oggi proprio i tesseramenti hanno spostato l'attenzione del partito a questo fenomeno, non pensando che invece c'è da una governance di territorio che bisogna, come dire, garantire. Una notte di Halloween senza incidenti stradali e con una sensibile riduzione delle persone ubriache o che hanno fatto uso di stupefacenti alle guida delle automobili è il resoconto della Polstrada di Siracusa. Si è registrato un netto calo di persone ubriache o sotto l'effetto di allucinogeni alla guida di automobili la notte di Halloween. La confortante statistica emerge dai dati rilevati dalla Polstrada di Siracusa, che ha eseguito un servizio straordinario di controllo su strada in coincidenza con la notte di Halloween. 250 veicoli sottoposti a controllo nella fascia notturna all'uscita delle discoteche. Il calo delle persone denunciate è sensibile se si considera che si attesta intorno al 60% rispetto allo scorso anno. In particolare sono state deferite alla Procura di Siracusa 7 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica ed una sola perché sorpresa a guidare sotto l'effetto di cocaina.
un numero ridotto se si considera che lo scorso anno sono stati 22 soggetti sorpresi alla guida in stato alterato e per tale ragione denunciati. A ciò bisogna aggiungere che tutte le persone risultate positive al test alcolemico erano adulte e che quindi il dato confortante è costituito dal fatto che i giovani in età di scuola si sono attenuti a quanto dispone il codice della strada. Sono particolarmente soddisfatto, ha commentato il dirigente della Polstrada di Siracusa Antonio Capodicasa, perché il lavoro svolto dalle 6 pattuglie impegnate per tutta la notte di Halloween ha avuto un riscontro favorevole, ma sono ancora più soddisfatto per l'abbassamento del numero dei denunciati. Ciò vuol dire che la campagna adottata per sensibilizzare soprattutto i giovani ha funzionato e sta rendendo i propri frutti. La riduzione delle persone denunciate ha reso possibile anche di scrivere zero nel tabellino degli incidenti stradali. Ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità, subito dopo qui per la seconda parte, a tra poco. Cedesi, attività di autocarrozzeria su 350 metri quadri in zona periferica di Siracusa, completa di strumentazioni e attrezzature altamente professionali. Forno per verniciatura, tintometro, banco di precisione. Per informazioni telefonare al 331 40 34 032. Vieni con me, è una giornata senza pioggia. Con chi la fai la spesa se la spesa non si sfoggia? Mi puoi parlare di prezzi e sono prezzi senza pioggia. Sono qua per te, Gema Superstore. Sono Gema. Mentre l'IVA aumenta, da Gemar i prezzi rimangono invariati. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Dentro c'è la tua cucina Scavolini, ma c'è anche il tuo living Scavolini e il tuo bagno Scavolini. E oggi conviene di più. Grazie ai contributi statali potrai usufruire di una detrazione fiscale fino al 50% sul valore dell'arredo acquistato legato ad una ristrutturazione. Progetta la tua casa tutta Scavolini con noi. Scavolini Store Siracusa, Viale Scala Greca. Il camper, una piccola casa dove vuoi tu, con il massimo de comfort, indipendenza e libertà di scelta. Alfa Caravan, realizza i tuoi viaggi all'aria aperta. Vasta gamma di caravans e autocaravans nuovi e usati delle più prestigiose marche. Inoltre, un'attrezzata officina e un fornito magazzino per personalizzare il tuo camper e soddisfare le tue esigenze. Possibile anche il noleggio. Nuovo e grande spazio espositivo con vasto parco auto. Finanziamenti agevolati, personalizzati fino a 120 mesi. Alfa Caravan, dal 1970. 76, professionalità, cordialità e competenza. A Siracusa, in Contrada Spalla, Melilli, zona Auscia. Comincia a viaggiare, Alfa Caravan ti aspetta. Circo Coliseum presenta il grande circo di Sandra Orfei a Siracusa, in proroga fino al 4 novembre. Tutti i giorni due spettacoli alle 17.30 e alle 21. Spettacolari esibizioni e tantissimi animali. Cavalli, serpenti, coccodrilli, pappagalli, la tigre bianca e il cucciolo di leone bianco. A Siracusa in Contrada Targia, in proroga fino al 4 novembre. Circo Sandra Orfei, lo spettacolo dell'anno. Dalla passione, l'esperienza, la carriera e la professionalità nasce anche a Siracusa La Chance Ballet, scuola di danza di Steve La Chance, con la direzione accademica di Dina Cultrera Minniti. Corsi di danza educativa, propedeutica, classico, moderno, contemporaneo, hip hop e break dance. Ampie sale dove insegnanti qualificati e professionisti mirano a trasmettere, coinvolgere e insegnare una passione che unisce il ritmo di musica, la danza. La Chance Ballet vi aspetta a Siracusa in via Monte Catuso numero 4. La Chance Ballet, l'esperienza e l'amore per la danza per crescere insieme.
Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Primavera floridiana prende tempo rispetto alla proposta del sindaco Scalorino di prendere parte attiva all'amministrazione comunale. Sarà l'esito del dibattito previsto in un convegno a fine novembre a fare sciogliere le riserve al movimento Primavera Floridiana rispetto alla richiesta del sindaco Orazio Scalorino di fare parte dell'amministrazione comunale. La delegazione di Primavera Floridiana ha riferito al direttivo quanto ufficialmente ascoltato sia in ordine all'aspetto politico dell'eventuale accordo, larga solidarietà tra le forze di centrosinistra, sia riguardo alla dimensione amministrativa, ancora come oggi generica. Il direttivo si è riservato la risposta affidando ad un convegno che si terrà il 23 e 24 novembre prossimo l'analisi, le prospettive e il confronto con l'amministrazione comunale floridiana, le forze politiche e sociali, il mondo dell'associazionismo e del volontariato in ordine alle problematiche fondamentali del tessuto economico-sociale della città. Se dal scambio di idee e di prospettive dell'azione politico-amministrativa si dedurrà una sostanziale convergenza di posizioni, la risposta sarà positiva, afferma il segretario di Primavera Floridiana Stefano Pietruzzello. Se al contrario si dovesse notare una disparità di idee sulle principali direttrici di sviluppo della comunità, non si farebbe un servizio alla città abborracciando una qualsivoglia alleanza, magari di basso profilo. C'è una norma inserita nel decreto della Regione che ha fatto andare su tutte le furie gli infermieri, ovvero è una norma che attiene la cura dell'igiene personale dei pazienti ricoverati in ospedale. Gli infermieri non intendono prendersi cura delle condizioni igieniche dei pazienti ricoverati in ospedale. Contestano il decreto della Regione Sicilia del 30 settembre scorso nella parte in cui si danno indicazioni sulla guida per il paziente che si ricovera in ospedale, in particolare quando si specifica che l'infermiere deve accompagnare in bagno o eventualmente provvedere alla pulizia dei pazienti stessi. Accompagnare in bagno il paziente e l'igiene personale dello stesso non rientrano nei compiti del collaboratore sanitario professionale, scritto nella richiesta di modifica del decreto redatta dall'IPASVI e inoltrata all'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino. La normativa nazionale e regionale vigente, che disciplina il profilo professionale della figura sanitaria, demanda l'igiene personale del paziente ad altre figure professionali che affiancano in corsia l'infermiere. Indirizzare il paziente a richiedere all'infermiere di accompagnarlo in bagno o di provvedere alla sua pulizia è un grave errore demansionante e ingiustificato sotto ogni profilo, incalza il coordinatore regionale dell'IPASVI Sebastiano Zappulla. Inoltre contribuisce a disorientare il paziente fornendo informazioni errate che non trovano giusto riscontro nella realtà, dove ovviamente il collaboratore sanitario professionale, infermiere impegnato in altri compiti istituzionali, dovrà invitare il paziente a rivolgersi ad altre figure sanitarie presenti in corsia per soddisfare le richieste. Il coordinamento IPASVI, nel chiedere la modifica immediata del decreto, ha preannunciato azioni e così necessarie volte ad attuare la modifica di un decreto che non è condiviso anche in altri punti, ovvero paziente in barella e assenza di operatori di supporto. Ancora politica, nasce a Lentini il PND, il Partito Nazionale dei Diritti, ma ci spiega tutto Carmelo Consoli, segretario regionale del nuovo partito. Nasce il PND, Partito Nazionale dei Diritti, ne parliamo con il segretario regionale Carmelo Consoli. Perché questo partito? Allora, questo partito, appunto l'acronimo PND sta per Partito Nazionale dei Diritti, e non è un nome a caso. Partito in quanto attualmente i nostri padri costituenti l'hanno creato nella consapevolezza che poteva essere l'unico mezzo per approdare nelle aule parlamentari a prospettare le istanze dei cittadini. Nazionale, per dare la possibilità ad ogni porzione di territorio di poter prospettare appunto le proprie esigenze, e dei diritti, in quanto oggi purtroppo anche i diritti elementari vengono calpestati da questa classe politica che ormai sembra appunto sorda. Ecco, in quale area politica si colloca questa nuova forza politica? Questa è la novità principale di questo partito. Noi non abbiamo un colore politico per scelta, questo proprio perché mettiamo al primo posto i bisogni del cittadino, quindi lì dove ci sono delle realtà politiche che vogliono spendersi per il cittadino e hanno progetti per il cittadino, quelli saranno i nostri partner, ecco, quelli saranno quei partiti che noi appoggeremo e che noi sosterremo. Un partito quindi che parteciperà alle prossime competizioni elettorali?
Esattamente, tengo a precisare che noi già abbiamo 5 sedi regionali attive in tutta Italia, Lombardia, Lazio, Campania, Calabria, ora in Sicilia, di cui io appunto sono il segretario regionale, e a dicembre ci sarà il congresso nazionale che vedrà altre segreterie regionali in Piemonte, Emilia Romagna e ancora in Trentino Alto Adige. Quindi sicuramente ci presenteremo alle europee, sicuramente ci presenteremo alle nazionali, forse anche alle regionali, visto l'andazzo dell'ARS qui in Sicilia, ma il nostro obiettivo è anche quello di essere presenti sul territorio, cioè in ogni comune. E anche qui devo dire che nella provincia di Siracusa a breve, credo tra 10 giorni, usciranno anche i nomi dei segretari cittadini in 5 comuni della provincia. E per lo sport, domani nuova trasferta per il Siracusa, per il tecnico Pippo Strano si tratta di una gara comunque insidiosa perché il San Gregorio ha gli stessi punti degli azzurri, ma come dice il tecnico le motivazioni però sono ben diverse. Seduta di rifinitura quest'oggi sul sintetico del Giorgio di Bari per il Siracusa che domani sarà impegnato alla comunale di San Gregorio per il match della 9ª giornata di campionato. Ultimi accorgimenti tattici per gli azzurri e soprattutto molta attenzione per una partita insidiosa. Al termine della seduta il tecnico Strano ha diramato la lista dei 21 convocati. I portieri sono Fornoni e Russo, i difensori Chiariello, D'Angelo, Lombardo, Matinella, Miraglia e Pirro. Rotta, centrocampisti, Bufalino, Calabrese, Di Mauro, Figura, Grazioso, Lopizzo, Montalbano, Napoli e Piazza. Gli attaccanti, Buonarrigo, Lentini, Mastrolilli e Spampinato. Al termine della seduta è stato il tecnico Pippo Strano a presentarsi in sala stampa. Ma tutte le partite sono da essere motivate, però poi si vive anche degli episodi. Ora la partita è quella più importante, è sempre la prossima, no? Quindi è quella di domani, San Gregorio, andremo ad incontrare una squadra che ha gli stessi punti nostri. Credo, suppongo che abbiano motivazioni forti, perché incontrando il Siracusa ce le hanno tutte, però le dobbiamo avere anche noi, perché siamo alla rincorsa per le posizioni alte, ancora siamo distanti, per cui proveremo il tutto per tutto, in ogni caso per non attardarci con le altre. Poi, squadre simili almeno per quanto riguarda il punteggio, la differenza cosa la fa? No, il punteggio è uguale, però gli obiettivi sono differenti. Noi abbiamo obiettivi, inutile che raccontiamo aria fritta, abbiamo obiettivi di prime posizioni, loro non credo, però questo non significa che le partite si giocano in teoria, ci vuole la pratica. E vai ad incontrare 18 persone che hanno motivazioni importanti, ma noi credo che dire importante è poco. Bene, era l'ultima intervista da farvi ascoltare e vedere perché il nostro telegiornale si conclude qua. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di programma.